tantissima gente, sono felice dopo la mia presentazione il 14 marzo. Abbiamo lavorato bene, ho trovato una squadra di persone in gamba che declinano le nostre idee a meraviglia. Avete potuto vedere, i ragazzi si sono presentati da solo, hanno assolutamente condiviso il nostro spirito. Il programma lo potete vedere se vi linkate sul Patto per Varazze su Facebook. È un programma che ridarà dignità a questo paese. Abbiamo parlato di sociale, abbiamo parlato di sviluppo turistico, di miglioramento dell'economia, di progresso, di viabilità, di programmazione, di una Varazze più pulita, differenziata. E ci sono stati, e ringrazio, degli interventi importanti da parte della dottoressa Somà, che ci ha voluto anche dare quel tocco di attenzione al nostro ambiente, ma ha voluto anche parlare del fatto che noi qua davanti abbiamo un paradiso dei cetacei inesplorato e non conosciuto, non pubblicizzato. Ringrazio mia sorella, sindaco di Savona, che ha partecipato a dare un contributo a questa serata, e ringrazio anche il sindaco di Assio Melgrati, anche lui presente con un contributo. 20 giorni vi separano dal quel fatidico 26 maggio. Cosa si fa in questi 20 giorni e cosa si farà dal 27 in poi, nel caso? Allora, in questi 20 giorni si fa quello che si è fatto negli scorsi due mesi, cioè quello di moltiplicare la presenza di persone. Siamo riusciti a, secondo me, triplicare il numero di persone che erano presenti alla mia presentazione del 14 marzo, quindi faremo questo, cercheremo di portare e di raccontare che non siamo semplicemente una lista contro, ma con le solite basi programmatiche, e il 27 daremo il via ai nostri programmi per partire subito con quello che cita il nostro slogan: tutta la nostra storia, tutta un'altra storia per la Varazze moderna, dinamica e efficiente.